Dopo tre sconfitte consecutive il Sora torna alla vittoria qui al Tomei per 1-0. Lo fa su un calcio di punizione sul nuovo arrivato Andrea Pintori al 38esimo. Andiamo a vedere allora come si è svolto naturalmente questo incontro. Partiamo subito dal primo tempo. Al 7° minuto, cross da destra di Dovidio, Ruzzitto anticipa Taverna in uscita. Al 10° occasione per il Sora con questo colpo di testa di Mucciarelli che Ruzzitto si blocca sulla linea. Risponde Del Rio con questo tiro fuori di un soffio. Al 24esimo Dovidio da fuori aria fa partire un tiro che termina di poco alto. Un minuto più tardi è Taverna a provarci ma alza troppo il pallone. Al 38esimo il Sora in vantaggio, calcio di punizione dal limite. Sul pallone il nuovo arrivato Andrea Pintori fa partire un tiro molto forte e la palla termina nel sacco per l'1-0 della squadra bianconera. Passiamo al secondo tempo, al 4° minuto, bellissima girata di Andrea Pintori ma il portiere gli dice di no. Al 21esimo è solo a scaldare le mani al Ludovici che fino a questo momento non era stato mai impegnato. Al 30esimo ci prova Mastro Mattei ma il portiere respinge il pallone. Al 34esimo Sciba ruba palla, arriva in aria, fa partire un tiro rasoterra che si stampa sul palo. La partita termina 1-0 per il Sora. Come dicevo all'inizio, finalmente è ritornata alla vittoria, soprattutto 3 punti in classifica per uscire da questa zona non bella per la squadra bianconera di mister Massimiliano Faris.